Sono tante le braccia e le mani che depongono negli scatoloni i beni di prima necessità che dovranno raggiungere l'Ucraina. Al piano terra di Palazzo di Città a Corato, giovani e meno giovani sono al lavoro per raccogliere ciò che i cittadini di buon cuore consegnano, prendendo parte attiva alla gara di solidarietà a favore della popolazione che suo malgrado sta vivendo il dramma della guerra. Quando ci si aiuta non ci sono differenze. Età, possibilità economiche, visione politica, tutto passa in secondo piano. La parola d'ordine è solidarietà. Una coperta, un maglione, il cappotto e un abbraccio ideale a chi ora ha più bisogno. Privarsi di un capo per darlo a chi non ce l'ha e poco importa se ci si è affezionati. Cercare di dare una mano nell'ottica della solidarietà. Noi non siamo pro ucraino, pro Russia, siamo con gli ucraini che stanno soffrendo in questo momento, a prescindere poi da quelle che sono le questioni geopolitiche e altro. La cittadinanza sta rispondendo di cuore nel fornirci di tutti i generi di prima necessità, beni alimentari e quant'altro per il popolo ucraino. Tutta questa merce andrà a Bari in un centro di smistamento a cura dell'associazione Italo-Ucraina di Puglia e Basilicata. L'iniziativa è partita per volontà del comune di Corato. Il centro di raccolta è la casa dei cittadini. Qui il via vai di persone che vogliono dare il loro contributo è intenso. Abbiamo voluto dare da subito avvio a questa raccolta di beni, e viveri, medicinali, e anche coperte, e in segno proprio di concreta vicinanza. E ho voluto proprio che questa raccolta avvenisse nel cuore della nostra città, dentro il chiostro del Palazzo di Città, aprendo le porte centrali, il portone centrale, proprio come segno di grande mobilitazione non solo dell'amministrazione comunale ma della città. E devo dire che la risposta, come potete vedere, è veramente grande.